Andrea Palazzo, questo è il libro, lo strano caso della bambina con il sole nei capelli. Allora, qui, questo è un libro particolare nel senso che, diciamo che non appartiene a un vero e proprio genere, però dentro ne contiene molti di generi, generi letterari ovviamente. Poi in realtà c'è quasi un giallo, c'è un discorso storico. Io mi piace definirlo una favola moderna, una favola, un sogno, insomma. Il protagonista di questa storia è un bambino che si chiama Gui. Diciamo, vive su diversi piani temporali e spaziali, quindi a livello temporale sempre tra sogno e realtà, e a livello spaziale, cioè a livello spaziale sempre tra sogno e realtà, a livello temporale sempre tra presente e passato. Questo è un po' la caratteristica della storia. Oh, il personaggio che lega queste diverse dimensioni è una bambina misteriosa, il nome è Emily. Ovviamente lei è la bambina che ha il sole nei capelli, la bambina biondissima che da origine attiva. Allora, le favole non è che si possono raccontare, nel senso che raccontare una favola è sempre un discorso difficile, neanche i romanzi si raccontano, so, però non so. Non avrebbe senso raccontare Alice in Paese delle Meraviglie oppure il Piccolo Principe, cioè non sarebbe proprio significato. Però nel caso di questo racconto, diciamo, di Andrea Palazzo, io credo che un riferimento all'intreccio sia fondamentale proprio per spiegare in un certo senso la complessità della storia, che viene resa meno complessa dalla grande capacità che ha di scrivere con molta semplicità, con molta semplicità che non in senso, non dire offensivo, ma in senso quasi dialogico, cioè nel senso di una semplicità, nel senso di grande comprensibilità di quello che vuole dire, di quello che vuole raccontare. Ora io non è per svelare i contenuti o per però leggerò pure qualche brano, no? Per vedere poi come le varie fasi si susseguono in questo racconto, perché diciamo che la trama è abbastanza complicata, mi ha spiegato la storia, anche se normalmente molte favole non hanno storia, non hanno trama, qui invece esiste, no? Poi appunto dicevo favola moderna, per cercare di distinguere da quello che siamo abituati come concetto di favola, che è sempre una cosa così molto eterea. Allora, i personaggi chiave della storia sono due fondamentalmente, Gui e il nonno. Secondo me i personaggi principali sono due, Gui e il nonno. Questo nonno è un nonno particolare, un ebreo che da bambino ha conosciuto i campi di concentramento. Questo è, diciamo, il quadro generale. Entrambi hanno un segreto profondo che è nascosto. Lui è ossessionato dalla perdita di un amico, di un caro amico, che pare si chiamasse Nicolas, okay. Vittima di un rapimento. Poi si svelerà alla fine, insomma all'inizio non si sa neanche se è un rapimento, se è una fuga, non si capisce, un gioco, non si capisce. Comunque è un rapimento. Lui però si rifiuta di credere che l'amico sia stato rapito, sia sparito, e quindi nella sua testa inventa il primo elemento fantastico, inventa il mondo del non so dove, dove secondo lui questo suo amico, rapito da una strega, eccetera, vive. Racconta lui, dopo una serie di calamole tra le nuvole, atterrai nel mondo del non so dove, attraversai il ponte in corda e arrivai all'ingresso della dama e il coniglio nero, il suo nome è Zazà. Mi fermai stando ad ascoltare, il suono inconfondibile della sua tromba si diffondeva nell'aria, non dovevo far altro che seguirlo per arrivare da lui. Il coniglio nero non è un semplice coniglio, è molto più grande dei soliti conigli, diciamo della grandezza di un grosso cane. Poi, cosa ancora più stravagante, parla e suona la tromba oltre che avere dal bambino. È molto saggio, è stato lui a dirmi dove si trova il mio amico, proprio Nicolas, che io l'avevo detto, e sempre grazie a lui posso entrare nel mondo del non so dove e cercare di liberarlo dalla strega nera. Ciao lui, sei tornato finalmente, disse, posando la tromba nella sua custodia.
non hai più molto tempo. La striga nera ha trovato quattro fate bianche e le ha imprigionate, ne manca solo una. Se catturerà anche la quinta, per il tuo amico non ci sarà più nulla da fare. Non potrai più riportarmi indietro. Le fate si unono i sorrisi, ma da quando la strega nera è tornata, nessuno sorride più in questo mondo. Devo trovare l'ultima fata bianca, dissi preoccupato, guardando verso la boscaglia. Non si farà mai prendere da te. Lo sai che le fate non avvicinano bambini maschi. Solo le bambine possono prenderle. Frugò frenetico una borsa a peso al collo e tirò fuori un libro piccolissimo, il portfoglio di chiavi mobili, e cominciò a leggere. Il libello alla pescata sembrava vivere, e quando lo sfogliava le pagine si muovevano come se soffrissero il solletico. Non ci giurerei, ma mi guardo le fine di averlo sentito parlare prima che lo riponesse di nuovo nella borsa. La profezia dice che trovai una bambina molto speciale, che ti aiuterà a trovare il tuo amico. Solo grazie a lei potrai riportarlo nel tuo mondo. Questo è il racconto. Quindi vedete che insomma siamo proprio nel piano della favola, no? Personaggi. Ma questa è l'unica storia che ha scritto così, diciamo, di favolismi. Sì, perché in realtà devo aprire un attimo un po' di testo. Io sono il tuo scritto è. Quindi mi va a partire come idea che io non ho paura di capire che tipo c'è, così poi però nello scrivere ha preso questa